Il racconto di Erika Falasca è terminato, a questo punto invece ormai ce ne andiamo anche noi dall'autogrill, anche perché abbiamo la memoria piena e dobbiamo cancellare, adesso ho l'abitudine di cestinare, eccetera. Quindi Erika, le ribadisco tutta la mia ammirazione, la invidio molto, lei conosce, poi se le fa spiegare nei viaggi magari, e le mie dinamiche, le nostre. Invece laggiù, quel signore là rappresenta il prototipo di quello che noi raccontiamo. Poi sapete, tanta gente magari talmente diffidente che risponde. Quel signore dice che non lavora, no? Quindi è qua per passarsi un po' il tempo. Di notte, ripeto, l'autogrill, lo proporrò anche domani, si presta a questo genere di situazione. L'unico posto dove è aperto e soprattutto in nessun bar si può stazionare, in nessun ristorante, in nessun negozio praticamente, bisogna essere all'autogrill, si può restare anche per ora. Allora noi siamo in un angolo e con tanto di maschera, laggiù c'è la signora anche annoiata e sono due signore, una sta lavorando, l'altra di fatto è di presidio, e prima di andarcene chiederemo se possiamo raccontare anche la sua storia. Ed è affascinante per noi sempre tutto questo contesto, lo stesso tema, no? L'Italia ai tempi del Covid. Se non lavora, poi magari ci dice, non ci risponde, la diffidenza, insomma. Anche qui parlare di persona meridionale, o possiamo parlare di persona di bassa cultura? Parliamo di persona di bassa cultura, facciamo così, di persona magari, però insomma. Un abbraccio a tutti voi, al prossimo racconto.